Oggi il vento comunque è nostro amico, quindi il drone oggi vola per forza. Pronta? No, allora, tutto ancora di più. Tu mi fai questo ripresa dal basso, che sembra che la faccio così. Va bene, hola, così? Già meglio. Aspetta che non mi ricordo, è comune di Riva del Garda. Vai, parti questo video. E tutta sta roba finisce nel video. Ah, non ti sei registrato. Allora, stiamo salendo a Pregasina nel comune di Riva del Garda, che tra l'altro abbiamo scoperto che hanno messo la ZTL dall'anno scorso, quindi non si può più parcheggiare all'interno del paese. Quindi abbiamo trovato un amichetto, il nostro caro giardiniere Luca, che chiedendogli informazioni su dove poter parcheggiare ci ha detto: guarda, questa sarebbe zona privata mia, però se non lo mettete in mezzo al portone può stare anche qui. Quindi come minimo gli abbiamo offerto un caffè e adesso siamo in camminata verso Punta Larici. In realtà dovrebbe essere una camminata abbastanza tranquilla. L'organizzatrice di camminate ci dirà il dislivello e la durata della camminata. La durata è un'ora e mezzo. Vai, spara, scusa. 457. 469. Ah! Beh, unica cosa che per ora la vista non è il top perché c'è un po' di nebbia, però vediamo se verso mezzogiorno se ne va. Esatto. Adesso dobbiamo raggiungere la chiesa e poi prendere il sentiero da lì. Faccio vedere. Arrivati alla chiesetta e adesso in teoria dobbiamo prendere Bocca Larici. Già che dico di solito all'inizio di un'avventura? Dai, all'inizio. Sì, dai, è facile. No, sono più preparata. Scusa. Inizia per la L. Let's go. Riesco a sei con il cappellino. Hai visto? Questa era la prima salitina di cemento e questa dovrebbe essere la seconda. Signorina, ci sta sfoggiando una freschezza indiscutibile oggi. Sì. Tra cappellino e occhiali. Comunque sta salita non finisce più. Si inizia in mezzo ai boschi. Speriamo di aver preso la strada giusta. Massa caldo. Le. Percorso 422 si continua. Camminata è molto molto facile, super fattibile, in un paio di orette si arriva alla cima, quindi top. Meno di un paio di orette, cioè lei è pro, non so se avete capito. In realtà questo è un ologramma suo del passato, lei è già su. 422B Bocca Larici. Bene, dopo aver costeggiato questa stradina arriviamo sulle indicazioni che ci danno la nostra cima Larici. Ultimo bivio. Giro di neanche 10 minuti da quando siamo arrivati è salito un vento assurdo, appunto, e come ben sappiamo l'avata, che è piccolino, lo risente tutto questo vento, quindi non mi fido. Quindi adesso quasi quasi provo a spostarmi su un altro punto in cui probabilmente c'è meno vento. Stiamo tornando giù per l'altro percorso che teoricamente è un po' più semplice. Mi sono arreso al fatto di alzare il drone, adesso vedo se trovo un punto in cui non c'è vento su cui magari volare. Come potete vedere neanche qui il vento mi lascia stare. Però molto bello questo punticello. Allora, non è quello che avrei voluto portare in questo video, però questo è l'unico posto carino che ho trovato su cui volare con il drone, quindi penso che seguirò tipo la stradina, poi mi infilo in mezzo agli alberi e provo a passare in posti un po' più stretti. C'è vento pure qui. Devo aspettare che passi la signora, sennò probabilmente mi insulta. Spiegaci cosa vedi. Il bosco, le foglie, gli alberi, sto tremando perché sono in mezzo a tante cose. C'è gente che sta arrivando? No, gente ferma che ti fissa. Thank you.
bene ma non benissimo. All'inizio ero partito con la telecamera un po' troppo inclinata e mi sono ritrovato tipo in mezzo al bosco a fare cose precise guardando praticamente gli alberi e non per terra, quindi non sapevo neanche a che altezza ero. Poi ho sistemato e sono riuscito a fare qualcosina in più. Tra l'altro, in tutta questa sfiga del vento e dei posti con poca vista e tutto, ho pure iniziato a piovere. Quindi sì, no bene. Punta Larice è molto bella, però si è trovata una giornata così, è un po' un pacco. Siamo tornati a Pregasino, facciamo un refill dell'acqua che qui è molto buona. Buonissimo. Mi sono infilato un attimo qui e ho fatto una piccola dronata su quella montagnola lì, però c'è tanto vento dopo il precipizio, quindi il drone non era tanto stabile, però vi faccio vedere comunque. Bene, siamo giunti alla fine della camminata. C'era un po' di nebbia, tanto vento e la vista non era proprio il massimo. Adesso vediamo di mangiare qualcosina ed è anche il momento di provare la doccia interna. Nessuno multa neanche su Joe. Il nostro amico Luca ha fatto il suo dovere. Intanto mangiamo qualcosina che siamo parecchio affamati. Approvata. Doccia interna approvata. Non è la cosa più comoda del mondo, però funziona e non perde acqua. Cioè, stiamo scaldando l'acqua. Pure con l'acqua calda, ragazzi. Sei pure lamentato che era troppo calda. Pazzesco. Quindi doccia interna? Top, perfetto. Approvato pure da una donna. Pazzesco. Non so se tutte le approverebbero, però. Adesso va asciugata bene, ovviamente, prima di metterla via. Bene, doccia asciugata al meglio. Adesso io la lascerò aperta mentre ci spostiamo, così si asciuga ancora di più. Bene, ci siamo messi in marcia verso Limone sul Garda. Comunque abbiamo scoperto che non si dice Pregasina, ma Pregasina. Quindi ho sbagliato per tutto il video, ma non importa, voi fate finta che io sappia. Il Limone sul Garda nei parcheggi molto limitati, devo dire. E sono comunque fuori, però dai, questo ci passa, quindi a posto. Tra l'altro mi sono accorto di essere senza parchimetro, quindi ho fatto così. Assurdo, perché ogni cartello di Limone sul Garda ha il simbolo del limone. Siamo entrati nella parte un po' più storica. Ma una bella coppa gelato non ce la toglie nessuno. Sì, ne vale la pena. Adesso ci spostiamo verso giù, non so ancora di preciso dove, per poi andare su Rocca di Manerba, che sarebbe vicino alla Punta Sasso, perché vogliamo andare a fare una camminata anche lì. Tanto è molto tranquilla ed è un posto molto carino da andare a vedere. Quindi ci mettiamo per strada. Giorno 2, abbiamo parcheggiato. Buongiorno. Abbiamo parcheggiato vicino a una specie di museo, dovrebbe essere quello lì in fondo. E comunque siamo vicino alla Rocca di Manerba, perché abbiamo intenzione di andare a vedere la Punta Sasso al lago di Garda. You ready? In teoria è una camminata super semplice, tipo di mezz'ora, 45 minuti massimo, però ne vale veramente la pena. Che dopo circa 3 minuti siamo già arrivati alla rocca, quindi veramente è facilissimo. Credo sia un posto abbastanza turistico, perché ci sono un sacco di persone qui. E noi dobbiamo andare fino alla Punta del Sasso, quindi ne avremo un po' di più e spero ci sia pochissima gente. Bene, quindi noi scendiamo dalla rocca e prendiamo la strada di fianco per andare dietro la rocca e poi raggiungere appunto la Punta Sasso. Bene, scesi dalla rocca, abbiamo questo piazzale in cui ci sono varie vie. Dobbiamo prendere ovviamente la Punta Sasso, che è l'801, abbiamo 10 minuti di camminata, quindi di qua.
Oggi il vento comunque è nostro amico, quindi il drone oggi vola per forza. Alla fine il cammino costeggia tutto ed è bellissimo da vedere. Cioè ogni punto comunque ha la sua bellezza. Adesso voglio spostarmi da di qua a di là, che magari faccio una foto a Bea. Allora adesso dobbiamo raggiungere lo spiazzo che c'era prima con le varie vie e poi da lì capire se effettivamente c'è un'altra via che non ci porta di nuovo su in rocca, perché comunque abbiamo il parcheggio un po' più basso. Idea della signorina qui dietro. E quindi vediamo se c'è una piccola scorciatoia, così ci mettiamo un po' meno, perché abbiamo ancora 50 minuti per arrivare al parcheggio, perché è a pagamento. Dobbiamo arrivare in tempo per evitare una multa. Allora siamo arrivati alla piana che avevo detto prima, e adesso piuttosto di prendere questo percorso che ci riporta su, andiamo di qua, che appunto ci fa fare il giro di tutto il mondo. Così teoricamente è tutta piana e poi facciamo solo l'ultima salita per arrivare al parcheggio. Comunque questa applicazione è Outdoor Active, non mi sponsorizzano purtroppo, però è molto comoda per vedere tutti i sentieri in mezzo ai boschi e per arrivare nei posti più sperduti, quindi vi consiglio di scaricarvela. Vi confermo che questo percorso è molto più tranquillo. Ed ecco, dopo circa 15 minuti siamo praticamente arrivati, non riesco a farvi vedere, oh Cristo Dio, comunque siamo arrivati praticamente al parco della Rocca del Sasso e adesso dobbiamo solo fare il giro di alcune case per raggiungere poi il punto della salita del parcheggio. Ed eccoci qua, il furgone è ancora lì, quindi top. Comunque abbiamo mezz'ora per fare gli gnocchi, ce la facciamo? Sì. Top, mamma mia. Gnocchi a ragù, ragazzi. Buonissimi. Bene, pranzetto fatto. Chiudo tutte le finestre e ci dirigiamo. Dove ci dirigiamo? Desenzano. Che andiamo in un bar a berci un caffettino prima di tornare a casa. Comunque fatemi sapere se questi tipi di contenuti vi piacciono, in modo che io riesca a portarvene altri, magari di posti tipici del Veneto, belli da vedere, con tutte le tips per arrivarci, e ci offriamo volontari di perderci al posto vostro per trovare tutti questi posti in modo da potervi proporre. Bene, ci vediamo al prossimo video.